Come mettiamo la difficoltà, raga? Che difficoltà metto? Vedranno mi one shotano, raga. È esperto. Vedranno non me la godo. Oh! Gorbaciov, abbatta questo muro. Speriamo che sia una bella campagna, raga. L'intera classe di missili nucleari americani e sovietici è stata eliminata. A significare che l'era del disarmo nucleare è cominciata. Assegno era voto. Manterremo la rotta e ne usciremo vincitori. Questa sembra l'attrice che ha fatto Black Widow. L'altra. Potrei essere brevi a farli, vediamo la campagna là. Vorresti negarlo? Ne abbiamo già discusso. Che cos'altro vuoi, Livingston? Silenzio! Hai ignorato un ordine diretto, Marshall, e ben sapendo che l'operazione era compromessa. Col dovuto rispetto, signore, lei non era lì. È il gruppo responsabile, questo Pantheon. Questo l'ha confermato a Lowry. Quando si deciderà a dirci come stanno davvero le cose? Qui faccio io le domande, Woods. Se leggessi il rapporto... Ho letto il rapporto, Arrow. Non ho ancora deciso se crederci o meno. Voglio risentire tutto per filo e per segno. Però stavolta... Questa è la grafica del gioco, eh? A raccontarlo sarà Marshall, partendo dall'inizio. Eravamo in posizione vicino al confine Iraq-Kuwait. Una squadra molto piccola, io, no, sì, sì. Arrow e Case. Inizia la campagna. Questa è CGI. Ok. Figo però, in anticipo. Diatrimente interessante. Chiunque debba incontrare non si tratterrà a lungo. Già. Questo non cambia niente. Tanto lui verrà con noi. Outlaw 42, visuale sul convoglio. Marco il bersaglio, passo. Ricevuto terra, bersaglio confermato. Al vostro via, passo. Fallo. Outlaw 42, attacco autorizzato. Chiudo. Andiamo a prenderlo. Ricevuto terra, attacco in corso. Intaserò un po' il traffico. Mamma mia. Troia, mamma mao, lui sarà al centro del convoglio e ricorda, Livingston vuole che lo prendiamo vivo. Capito? Barrage, va. Che cazzo è sta roba? Sì, sono blu. 5 minuti. Bug grafico? È un bug? Ti prego, fammi levare sta roba. Come cazzo si fa? Scusate. Fuori un altro. Presto sapranno che siamo qui, occhio. Andiamo, Chris. Nemici. Aspetta un attimo. Fuoco amico c'è? No. Ottaci mi sciottano. Mi piace sta cosa di granate che c'è il cerchio più che la cosa. Mi dà più tranquillità. Ah. Troy, hai visuale sul veicolo? Negativo. Alla unia è al centro del convoglio. Avanzate lungo la strada. Ricevuto, lo troveremo. Aia. La portiera.
Boh. No. Gli FPS vanno. Non ti faremo del male. No, e neppure Irachena. Pantheon. Dobbiamo andarcene. Non potete farcela contro di loro. Non ci hanno visti, non devono farlo. Andiamo. Allora, fammi capire bene, Marshall. A questo punto, invece che attendere rinforzi, avete deciso di fare gli eroi. Dovevamo agire in fretta, altrimenti non avremmo... Ha disobbedito oppure no agli ordini che gli avevi dato? Sì, è così, ma date le tempistiche. Come immaginavo. Questo me lo sarei aspettato da te. Ma non da te. Signore, la nostra missione era recuperare Alawi con qualsiasi mezzo che fosse. Oh, lo so! Figo. Ma allora mi spieghi perché adesso si trova dentro un sacco all'obitorio? No, ma... Le cose si sono... Me l'hai spoilerato! Complicate. E mo si ritorna a giocare. Bam! Madonna, è grafica. Madonna, mano, regà. La grafica assurda, la grafica della campagna è pompata al massimo. Alawi, starai con noi o con Pato? Verrò insieme a voi. Cazzo, trovi. Ottima scelta. Casey, iniziamo sfoltendoli un po'. Ruota dell'equipaggiamento. Equipaggio e cambio oggetti portare con te. Tienimi il modo 3. Ok. Casey, abbiamo da fare. Ah, ok. Dove... Ecco il nostro varco. Dove guardo io, va. Siamo di là. Occhio, occhio. Qua hanno addirittura messo la cosa. Andiamo per farti vedere i nemici rossi, raga. Cioè, ormai il popo antiscemo. Meno male che l'ho levata. No, nel multi in Warzone non c'è sta grafica, assolutamente no, raga. Mamma mia. Ma che sei matto? Appena esco mi sfondano. Il punto di raduno è oltre quel canyon. Ehi, andiamo. Piove. Che cazzo è? Sullo schermo, vedete pure voi. Guarda fumo. Addosso. Siamo quasi arrivati, non fermarti. Altra macchina sopra. Mi stanno riparando. Easy. Bello! Qua succede qualcosa, raga. Ma raga, che cazzo di colori, io! Bellissimo! Garage! Dovremmo essere a posto. Cazzo, è morto così? No, ci pensi moriva così. Tutti bene? È il vostro? No! Come? What? Adler! Sta fermo! Aspetta che Woods venga a sapere. Il fottuto rasselato, traditore della città. Da quanto scappi? 10 mesi? Ma che l'ho gufata pure qua! Jane... Hai ucciso un bersaglio prioritario a sangue freddo e messo a rischio la sicurezza nazionale. La CIA è compromessa. Io sono solo il capo espiatorio. Perché dovremmo crederti? Ehi, Jane, chiudigli un po' quella bocca per me. Certo. Aspetta, ho un messaggio per Woods. Ah, sì? Ditegli Alfiere Mangiatore. Alfiere Mangiatore. Filiamocela. Alfiere Mangiatore, c'era qualche cosa in codice. Già parte con una trama
una trama particolare. Woods ci dice che la CIA è corrotta dall'interno. Signori, uccide a sangue freddo un bersaglio principale della CIA. 3-2-1 San Cesare. Oh! Passami sti cazzo di razzi, Lara Croft! Questi cambi così. Nonostante la condotta irregolare e la perdita di Alawi, la cattura di Russell Adler è un trionfo. Sì, Arrow. Catturare un agente ribelle è senz'altro un trionfo. Russell Adler, la talpa che ci ha traditi a Panama è responsabile delle tue attuali condizioni, Woods. Perché ha voluto passarvi informazioni in Kuwait? Alfiere Mangiatorre. Idee sul significato? No. Invece lui lo sa, lui lo sa. Nessuno. Lo sa. D'accordo. Lo sa, lo sa. A causa del rapporto lacunoso di Arrow e il rifiuto di comunicare informazioni cruciali su Russell Adler, il vostro team è sospeso. Dice sul set. È una stronzata. Oh, oh. A te, Arrow. Oh. Sei davvero a tanto così da farti sbattere fuori? Perché già... merito di persone come me, Adler, se adesso qui non stiamo parlando russo. La guerra fredda ormai è finita, ti è chiaro, Woods? Calmi, calmi. Tu e Russell Adler siete rimasti gli ultimi sceriffi globali di un'epoca che appartiene al passato. Prendetevi questo tempo per rifletterci. Va bene, capelli. Congedati. Tutti quanti. Come ti permetti? Tra 5 minuti nel mio ufficio. Ma quello so io! Quello so io! Che cazzo è quello? Ero io! Ero io quello! Avevi visto un secondo! Ero io! Che cazzo era quello? Quello ero io! Mo trombano! Ammiri il tuo capolavoro! Ma quello che... Ma chi è dietro? È Bush quello dietro! Sembra Bush! Perché voi sapete qualcosa. Mi spiegate che intenzioni avete? No. Volevamo andarcene da qualche parte. Sai, una gita di piacere. Per staccare un po'. Sentite, stavolta cercherò di pararvi il culo meglio che posso. Ma al prossimo casino che combinate, sono cazzi vostri. Oh, calma, calma, signorina. Ricevuto. Ti devo un favore. Uno solo? Beh, direi dozzine. Eccolo, ecco, lo sapevo. Fammene uno tu, Troy. Non farti ammazzare. Ok. Vedrò cosa posso fare. Ok. Questo con gli occhiali sei tu. Ma che sei di dai, bro? 3 giorni dopo. Alfiere Mangiatorre. Woods ha capito subito. Figo, mo ce lo spiega. Adler ci indicava un posto preciso. Il Mar Nero. Il Mar Nero. Stando a Woods, 15 anni fa, lui e Adler scoprirono un rifugio del KGB abbandonato in Bulgaria. Figo. Era noto come La Torre. La Torre. La Torre. L'anno scorso, prima che sparisse, Adler stava indagando su un pericoloso gruppo paramilitare. Uno che riceve ordini dall'interno della CIA. Credeva che Pantheon stesse sviluppando un nuovo tipo di arma. Questo è gioco, grafica gioco. Per scatenare sul mondo una minaccia mai vista prima d'ora. E neanche a dirlo, sono emerse prove che hanno incastrato lo stesso Adler, così è fuggito. In questo posto. Ciò che abbiamo scoperto qui negli ultimi giorni ha cambiato tutto. Che cazzo è, oh? Ora mi interrogo su ciò che credevo di sapere. Ah, è il rifugio nostro, questo è il quartier generale per le missioni. Da qui decido quali missioni fare, ok? Qua vado in giro per... ecco quello che dicevano. Qui posso andare in giro. Ma finirebbe nel mirino se Langley scoprisse le nostre intenzioni. Adler ci ha riuniti qui per un motivo. Fermare Pantheon prima che accada.
E per riuscirci, Woods lo rivuole in squadra. Non sarà facile. Adler ha lasciato un nome. E questa è la mappa multi. Tanto vale iniziare da questo. Ok, quindi qua mo dovrebbe partire il che io vado in giro per la... Ok. Non perdere tempo, segui il piano. La torre, se arrivo. Ma incontrerai lei. Non so perché fosse in contatto con Adler, ma buona. È la nostra pista. Non mi fido di lei. Forse neanche Adler. Cazzo, può essere che sia coinvolta in questa cosa di Pantheon. Di chi possiamo? Domani incontrerà Case ad Avalon, quindi si procede. Bene, bene, bene. Ma guardati, finalmente al comando. Non dovremmo trovare Adler prima. Beh, non per niente andrò a Monaco a cenare col tuo vecchio amico. Amico? No, non sopporto quello stronzo. Ma ci serve. Che grafica. Ma la grafica pazzesca. Se è davvero in gamba con questo sembra Eddie Murphy e 50 Cent. 50 Cent, Eddie Murphy. Livingston non l'abbia già infilato in un barile. Trapiantino qua. Sono sulla bacheca. Sto partendo, quindi dimmi se ti serve qualcosa. Ho qualche idea per dare una sistemata a questo cesso di rifugio, Case. Parliamo quando hai tempo. Ok, quindi allora qua posso parlare con lui. Parla con Woods. Posso parlare pure con lui. Posso decidere che faccio. Se io parlo a questo. Ehi, che si dice? Sai dirmi altro sulla persona di un tre scoperto. Altro su Pantheon. Woods alle palle girate. È uno che odia gli ordini, ma non può vivere senza. Certo. Ci rivediamo giovedì. Questo qua è il quartier generale della campagna, ragazzi. Tu, andando avanti nella campagna, dovresti sbloccare tipo qualcosa qua. Aspetta, è di Muffin. E mo parlo con lui. Va bene. Quanti soldi hai da parte? certo che ne spari di cazzate. Lo so. Vengo al punto. Senza il grano in questo posto non possiamo combinare un cazzo. Forse può andare bene per Adler. Per una squadra. Va ripensato da capo. Un'armeria. Un poligono. Attrezzature. E tutto quello che ci servirà okay. Con tempo. Dobbiamo... E bisogna pagare. Quanti soldi abbiamo? Marshall ha trovato dei soldi nascosti in una stanza di sopra. A parte questo, siamo a zero. Ma come zero? E non possiamo usare i nostri conti. Ah, ok. È pericoloso. Ok, ecco perché. In missione. Recupera il denaro che trovi in giro. Sto parlando di un approccio alla Robin Hood. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. È nel mio stile. Ah, figo, quindi durante la... mentre giochiamo dobbiamo prendere... Cioè, ci stanno pure i soldi che ci servono per potenziarsi l'accampamento. Seguivamo una pista del Kekebe. Una registrazione ci ha portati qui. Sembrava abbandonato. Non lo so, Adoni. Neppure la nostra talpa nel Kekebe sapeva di questo posto. A ogni modo... Qui i rossi non ci mettono piede almeno dal 68. Dubito volesse coinvolgere altri. Aveva delle persone fidate, ma per quanto ne so, non le ha mai contattate. Ok. È per questo che Adler parlava con Duma, senza dirlo a Langley. Con la Duma. Lo faremo anche noi. Per adesso. Per adesso. Sulla bacheca teniamo conto delle spese. Da un'occhiata. Bacheca delle acquisizioni. Per usare il denaro trovato in missione per costruire 3 nuove postazioni di rifugio, ogni postazione dà accesso a specialità operatore. Dimmi okay. Come vuoi spendere quei soldi e lascia fare a me. Io ho 700. Libera spazio per costruire una piccola armeria e un banco da lavoro. Modifica le armi per rendere più potenti. Converti parte della cucina in una postazione dedicata alla modifica dell'equipaggiamento del team. Costruisci un buco di tiro in uno spazio in cui esercitare per migliorare le tue abilità e aumentare la tua prestanza fisica. Cioè corro di più. Che vuol dire? C'era mai stata una cosa così nella campagna, raga? A me non mi ricordo. Non mi pare che ci fosse una cosa del genere, eh. Scusa, è tipo mo? Area d'addestramento. Che cazzo succede se vado qua? Specialità operatore. Ah, ok. Quindi, ah, che cazzo è? Antiscoppio, volontà di ferro, riduce il 40% di imbarcolamento al dolore, esplosione di vitalità. La dose totale aumenta del 15%. Ma queste sono, cioè, cumulabili o... Ah, figo sta cosa.
Ah, del 15. Ah, sono cumulabili. Ok, figo. Raga, sta mappa qua io la vorrei troppo. Ecco, uno stile così piacerebbe troppo in Battle Royale, raga. Guarda che bello, raga. Porca puttana, porca. Ok, ok. Figa sta roba qua. E quindi mo qua c'ho la campagna, posso decidere che cosa fare. Missione successiva è questa qua. Qui mi dice quello che devo fare e io lo faccio. Riepilogo, vabbè, questa è la storia. Questa si sposta. Ah, ricompense, sfide. Indaga una pista su Pantheon mentre aiuti Sefati Dumas a completare la missione. Però è diversa la campagna così, non è male, eh? È diverso dal solito. Giochi per ricchi schifosi. La città è gestita da criminali. Si vede che ci hanno lavorato rispetto all'anno scorso, eh? L'anno scorso, due ore e mezzo di campagna, ridicola. Scelto un bersaglio, ingaggiano gente. Era già finita a stora. Lei faceva parte della Gilda, una delle fazioni più potenti di Avalon. Ora lavora in proprio. Adler l'ha ingaggiata per battere una pista su Pantheon. Stanotte l'aiuterai a sbrigare quel lavoro. Dobbiamo capire dove porta questa pista. Forse potrebbe anche entrare in squadra. Tu dalle una mano. Faida, William Case Calderon, Costa Mediterranea, Avalon. Avalon che potrebbe essere una mappa, la mappa nuova di Warzone. Vediamo un po' grafica a gioco. Guarda sotto la cabina telefonica. Pistola. Pistola. No, lettera. Grazie Samci per i 10 mesi ublimani. Auricolare. La butta. Che cazzo è? Oppa Gundam Style. Un intermediario della Gilda. Stanotte si metterà in contatto con Pantheon dal suo yacht e noi lo ascolteremo. Oppa Gundam Style. Finita la chiamata, tu finirai Yannick. Questo farà uscire allo scoperto il mio vero bersaglio. Ma una cosa alla volta. Mamma, mi fai un caffettino? Ah, vedi qua. Ah, bello pure qua. Finite la chiamata, tu finirai Yannick. Dove trovo Yannick? Cosa devo sapere su Yannick? Yannick traffica armi, droga, donne. Gli basta far soldi. Ok. Gira voce che Pantheon voglia mettersi in affari con la Gilda. Yannick starà tastando il terreno. È la prima tessera del domino. Buttandola giù spero di arrivare fino al bersaglio a cui punto veramente. Johan e Saidi. Vediamo un po' come te la cavi, Case. Raggiungi il campanile. Non importa come. L'importante è chi ci arrivi. Che cazzo è te? Trappola tranquillante. Crea un diversivo, attira i nemici. Sai usare il coltello. Fatti un tuffo, così eviterai le guardie. Raga, a me pare che nuota meglio. Mamma mia, che cazzo è grafica, raga. Questa me... Ascoltata la chiamata di Yannick e confermata la pista di Pantheon per Adler, aprirò la stagione di caccia alla città. Se la sono cazzo. Cercata. E lo dico perché ho lavorato per loro. Ma in 4K, già in 2K è bello, in 4 sarà ancora meglio. C'è uno qua. Furtività, resta a riparo a covarci. Ok. Spettacolare. Quando ero nella Gilda non badavo molto alle feste di Yannick. Però erano un ottimo addestramento per imparare a mimetizzare. Secondo me poi stati pure qua solo. Per le tipe adocchiate da Yannick era una lunga nottata. Questa sarà brevissima. L'accesso al campanile si trova al primo piano dietro la porta chiusa a chiave. Si questa. Che spettacolo, cazzo. Bello sto approccio stilted. Dà ancora più senso alla campagna, esatto. Che aveva detto? Entra. Ah, di qua, vedi. Se premi quello dello zero, te ne dici dove. Ok.
Ah, scasso. Ruota il grimaldello. Pantheon dovrebbe chiamare Yannick a momenti. Occhio alle guardie, sbrigati. Figo. Stamattina ho nascosto un fucile in cima al campanile. Cecchino. Mi raccomando, Case. Prima dobbiamo ascoltare sì, la sì, telefonata. Si mangiava da molti. Dobbiamo confermare eventuali legami. Bello, raga. Per adesso molto bello, molto meglio. Beh. Yannick è vicino all'ombrellone, ponte superiore a sinistra, circondato da ragazze. Mamma mia. Ah, mamma mia, raga. Ho ricevuto l'anticipo. I miei lo stanno contando. Oh cazzo, San Cesario! Bam! Porca puttana! Kate, volevo quelle informazioni per Adler. Ah. Yannick era solo la prima tessera del domino. Non abbiamo ancora finito. Cazzo. Torna alla cabina telefonica, verrò a prenderti con un furgone bianco. Guardia in arrivo, si è saputo di Yannick. Vabbè dai. È finita anche a Ciara. Non puoi scappare! Se uno vuoi apri il paracadute se mi butto. Prova un po'. No. E mo il checkpoint. No. Io voglio sentire che cazzo diceva quello. Vabbè. Non deve su. Ah, zazio. Sono sotto. Va bene, proviamo a fare una storia alternativa. Proviamo a fare storie alternative, raga. Vediamo che succede pure. Sono, cioè, vediamo che succede. Voglio pure vedere cose alternative. Perché magari mi dice, cazzo, mi serviva l'informazione mo e si modifica la storia. Sento delle sirene. Ripiegare in tenda. Via libera, Kate. Ma questa è l'attrice, regà. Questa mi sembra un'attrice. O sbaglio, sembra l'attrice. No, non è lei. Ehi, abbassa il volume. Quello è Gabriel, è in gamba. Ma sei grafica, grafica bellissima. Bella, bella, bella. Terranno una riunione d'emergenza allo Chateau de la Haute Lune. Tre pezzi grossi della Gilda parleranno di come gestire l'accordo con Pantheon. Voglio essere pagata, quindi ci imbucheremo la festa. Ok. Chateau de la Haute Lune, andiamo! E quindi mo ci cambiamo, oh! E chi vestire, infatti? La Gilda farà chiudere il ristorante e userà una stanza sicura al primo piano. La porta si può aprire solo dall'interno. Mi aiuterai a spalancare quella porta. Ok, quindi entrerò là dietro. 8 minuti e ci siamo. Giusto in tempo per cambiarmi. Oh! Dimmi che sei acchittata. Dimmi che... No, no, perché non me lo fai vedere, però? Così passerò i controlli. Oddio, ma che è? Per me l'importante è fregare la Gilda. Pantheon è solo un extra. Ok, quindi c'è uno che è un extra, quindi c'è una missione secondaria da fare. Raggiungi l'anticamera della stanza sicura al primo piano. Scatterà un allarme, niente paura. La Gilda non ti conosce, quindi la cosa migliore è arrendersi e stare al gioco. Una volta dentro, aspetta il mio segnale. Il mio segnale? Scatena d'inferno. Ah, qua posso prendere le armi. Che prendo? Pistola. Ah, potevo prendere pure un'altra roba. Ah, posso pure. Esamina il dossier. Tattiche. E poi posso prendere un'altra cosa o no? Esamina il dossier. Questo l'ho ucciso. Omar Segir, Amanita e Sadi. Qua ti dice quelli che sono il boss. Il pezzo più grosso di tutti e si vede. Punta di diamante la sua fazione criminale. Nel giro da sempre. La gente rimorrerà se viene ucciso. Si muoverà se viene ucciso, quindi devo stare attento a lui. Ristorante Sifrom.
Molto figa sta roba però, eh. Non è... Mamma mia. Leva la pistola, leva la pistola però. Tra tutti i bastardi della Gilda che si riuniranno, Saidi è il peggiore. Dobbiamo beccarlo, o non entrerò a far parte del vostro club. Hai saputo degli anni. C'è sicuro qualcosa qua dentro. Che vino di merda. Perché mi sono fatto un altro bicchiere? Faremo un brindisi appena avranno finito di sopra. Avanti, un po' di vita. Mo hanno sparato. Di che mo precede, ma aspettano? Eh sì. Ma quanti so? Oh no, riavvio la missione. Ma quanti cazzo so? Mamma mia. Faremo un brindisi appena avranno finito di sopra. Avanti, un po' di vita. Ma come mi ha sentito? Scusa, sono silenziato. Non so quanto sia da far tanto stint sta roba qua, eh. Anche perché sono veramente... Madonna mia, ma sta mitraglietta... Ma sta mitraglietta c'ha la punta del... C'ha la punta del coso, regà. Segnale forte. Segnale medio. Segnale forte. Segnale debole. Però qua forse c'è qualcos'altro, eh. Ah, iso, vedi qua c'è qualcosa. Sblocca. Esci. Cazzo. Qua c'è qualcosa da vedere, eh. Oddio, qua c'era. No, un'altra volta. Com'era qua, regà? Com'era questa cosa qua? No, se qua devi trovare la cosa. Che cazzo? Oh. Cazzo è, oh. Butta quell'arma e mani bene in vista sul vetro. Cazzo. Ah, mi sto arrendendo così. La Gilda. Sicuro. Figo, cazzo. Non muoverti, Case. Non parlare. Ah. Sto al gioco. Ah, lei fa finta, ok, figo, figo. Grazie, Varone. Al mio segnale, non prima. Cambio di programma, il carico va spedito stasera. Voi della CIA siete tutti uguali. E questa sorpresa. Che sta succedendo? Abbiamo ospiti, una preda. Cazzo. Finita nella tana del leone, da sola. Intrusi. Forse lavora per un nostro rivale. Cazzo. O forse è Pantheon. Vuole la pistola, guarda. Siamo qui per te,
Aia. Sapremo la verità in un modo. Aia. O nell'altro. Vediamo di chi si tratta. Fa pure. Ti prego, dimmi che gli spara lei. Guarda un po'. Sei molto lontano da casa, Case. Case, lo conosco. È una persona estremamente pericolosa. Deve morire subito. Amminata. Porca troia. Porca puttana, raga. Ma che cazzo stai dicendo? What the fuck, minchia. Mamma mia. Cosa vuole? Quella ti vuole morto. Oddio, la Kimbo. Quello non mi ha neanche riconosciuta. Non che faccia differenza. Hanno delle armi. Qualcuno ci aiuti. Saidi paga bene i suoi scudi umani. Idiota. Ok, datemi l'armi, l'armi. C'è un'arma sua? Stiamo perdendo e sai. No, no, ci andiamo. Alcuni di questi bastardi sono qua. Alcuni di questi. Ah, c'è pure quelli corazzati. Ok. Paga bene i suoi scudi umani. Idioti, stanno sparando. Ma me pompa comunque, ragazzi. Ma che cazzo fa? Mi tira il coltello quello. Mamma mia, il pomperos. Stiamo perdendo, Saidi. Ho capito, ma mi dite la mano, signori. Non ci scherzi? Cazzo. Aiutami però, signorina. Chiamate la mia limo. Portate la sicura. Sta coprendo la fuga di essere. Non muore quello. Dio! Ma così, San Cesareo! Bello! Continua a falciarli. Ah, ho preso la calling card neanche sapendolo. Con il coltello in testa, non ci credo. Questo è il Bison, raga. Ma sbaglio il Bison, tipo. Dov'è Saidi? Controlla la strada. La limousine si avvicina. Così io. Ma vabbè, ma matto questo qua a spararmi così. Sono quasi morto. Cazzo, è morto. Ok, vabbè, adesso è ancora più morto. Porca puttana! Brucia all'inferno, e Saidi. Pronta? Andiamo. Adler aveva ragione. Forse dietro Pantheon c'è la CIA. Anche perché sapevano chi so. Speriamo che si sbagli su quell'arma misteriosa. È giunta l'ora di visitare questo vostro rifugio. Ma sbaglio, mi sembra più crudo il gioco, la campagna. Mi sembra un po' più Sepetto. Se Vati Dumas si unirà a noi alla torre, siamo a 2 su 2. Oiman dice di aver chiuso per sempre con la violenza e ormai non gira neanche armato. Tuttavia non è riuscito a resistere alla tentazione di rompere di nuovo cappettino. Presto avrà l'occasione di farlo. Proverà a entrare nella rete di Langley per scoprire dove tengono Russell Adler. Grazie. Ah, bello, cambia pure il tempo qua.
Bella sta cosa, La serve non mi convince ancora del tutto, ma è stata una campagna meglio. Decisamente meglio.